Come fare per non pagare legalmente le cartelle delle agenzie esattoriali come Equitalia, anzi ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione. Bene, oggi è grande richiesta perché avevamo già fatto un podcast e oggi anche in video l'avvocato Valentina Ambrosio. Ciao Valentina e benvenuta. Ciao Alfonso, grazie a te per avermi rinvitato nuovamente. Sono qui con piacere, veramente con un tanto piacere. Prima di proseguire con l'avvocato che vi darà tante informazioni utilissime, vi invito a visitare il mio sito www.alfonsoselva.it e a scaricarvi il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, perché oltre a non pagare legalmente le cartelle esattoriali, poi questi soldi li potete investire con me. Chiaramente tutto è. Il giro è quello. Collegato, sì. Allora, Valentina, andiamo dritti al punto. Lo sai che lo sai, lo so che lo sai meglio di me perché è il lavoro tuo. Sta per ripartire tutta quella macchina infernale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, cartelle esattoriali e quant'altro. La gente è preoccupata, sia i privati e sia le imprese. Però, il tuo lavoro è quello di vedere se legalmente, ribadisco legalmente, si può vedere di non pagare queste cartelle esattoriali. Come fare? Vai, parola a te. Allora, prima di tutto mi presento, sono l'avvocato Valentina Ambrosio, sono titolare dello studio V&V insieme alla mia collega, l'omonima Valentina Grillo Spina. Io sono specializzata in gestione del debito fiscale, appunto come dicevi tu Alfonso, tutta l'attività che riguarda l'Agenzia delle Entrate della Riscossione e tutto il mondo che ruota intorno a quella che è l'ex Equitalia. E come detto bene, dal 30 di giugno, piano piano ci spostano questa data sempre di più. Non ho capito se ci vogliono far soffrire o vogliono comunque far soffrire i miei e i tuoi clienti, o non lo so se finalmente arriverà in qualche modo questa data. Dal 30 di giugno Però l'Agenzia Valentina, delle come ricordati che devi morire, è Entrate. quello. Bravissimo! Cioè, prima febbraio, poi marzo, e poi aprile, e poi giugno, non se ne esce, poi maggio. E adesso il 30 di giugno dovrebbe ricominciare l'attività dell'Agenzia. Al di là degli scherzi e del fatto che per fortuna insomma si sono un attimino tranquillizzati e fermati perché altrimenti tante persone avrebbero avuto veramente dei grossi problemi. E diciamo che la mia attività consta proprio nell'analizzare quello che può essere il debito che viene portato all'attenzione diciamo, del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Come lo fa? Abbiamo detto appunto con le cartelle esattoriali e quindi dal 30 di giugno forse torneranno queste bellissime notifiche e attenzione che le notifiche alle persone che sono munite di PEC, quindi a tutti coloro che hanno una partita IVA o hanno un'azienda, riceveranno la notifica a mezzo PEC, quindi guardatele, controllatele, perché non è che se le aprite un mese dopo vale il giorno in cui le avete aperte, vale il giorno in cui verranno notificate, quindi attenzione perché la cara vecchia posta e il caro vecchio postino piano piano andranno a scomparire, quindi fate attenzione a questo. Arriveranno delle cartelle. Arriveranno delle comunicazioni che sono simili a delle cartelle, sono delle intimazioni di pagamento, sono dei pignoramenti che seguono ovviamente quelle che probabilmente sono state delle cartelle esattoriali notificate magari prima del Covid, che erano state lasciate un attimino nel cassetto. Ora, come si fa a capire se effettivamente queste richieste sono legittime o meno? Io analizzo quello che è il contenuto di queste cartelle, perché spesso e volentieri il contenuto riguarda dei contributi, dei tributi oppure delle multe, perché i settori sono essenzialmente tre: le multe, i contributi previdenziali, INPS e INAIL o altri contributi specifici di chi ha partita IVA, l'IVS o cose di questo genere, o i tributi, IVA, IMU, tutto quello che riguarda insomma la nostra attività. Tutto quello che c'è. Esatto, però sono tre macro aree, diciamo così. Però queste cartelle possono riguardare delle richieste di pagamento molto molto vecchie, molto molto antiche. Voi mi direte, com'è possibile che nel 2021 mi chiedono ancora cose del 2005-2006? Non lo so, mistero, Perché ci mistero. provano? Allora, diciamo che chi lo fa non è che ci prova, probabilmente un iter di notificazioni nel corso del tempo a loro risulta corretto. Diciamo così. Diciamo così, è vero pure che però nel momento in cui io chiedo dei soldi a qualcuno, sono io che devo provare che è giusto chiedere quei soldi, che li ho chiesti nel modo corretto, ovviamente se dall'altra parte c'è una contestazione. Se non si impugnano queste cartelle nei termini di legge,
non si può più contestare niente. Quindi attenzione, facciamo veramente attenzione al fatto che vanno tempestivamente portate all'attenzione di un professionista. Perché dici questo? Perché generalmente le persone che fanno le prendono, le mettono da una parte, dice poi ci penso. Però... intanto le guardano. Poi cercano di capire, ma forse l'ho pagata, ma no, ma forse nel cassetto quello laggiù quando ho fatto il 40° trasloco la ritrovo. Nel frattempo passano i giorni. Il passaggio dei giorni è cruciale, perché? Perché comunque qualsiasi professionista che deve metterci mano ha bisogno di un pochino di tempo per lavorarci su. Quindi prima vi rivolgete al professionista e prima magari, pagate o non pagate, non avete neanche il necessità di andarla a cercare, perché se le dovete pagare, le pagate comunque. Quindi sicuramente risparmiate tempo anche voi. Detto questo, ripeto, il problema è la valutazione del fatto che nel corso degli anni, magari di tantissimi anni, l'agenzia o chi per lei, perché prima era Equitalia, poi prima era Gerit, prima ancora, non vorrei dire una stupidaggine, era una banca, mi pare che fosse Unicredit, San Paolo, Banco di Roma, Monte insomma. Paschi, Hotel nel Monte Paschi. Monte dei Paschi, grazie, Monte dei Paschi. Sono giovane io. Quando eri giovane tu, probabilmente quando ero giovane anch'io allora, e, piano piano magari si sono persi nel corso del tempo la prova del fatto che queste richieste di pagamento sono state richieste, scusate il gioco di parole, nei tempi giusti. Questo perché? Perché ci sono moltissime richieste di pagamento che hanno una prescrizione diversa da quella ordinaria, che è tendenzialmente quella di 10 anni. Se Alfonso deve restituirmi 1.000 euro, io posso... chiedere questi soldi ad Alfonso entro 10 anni, questo è un credito normale qualsiasi. Ma per quanto riguarda le multe, per esempio, il credito si prescrive in 5 anni, questo che cosa vuol dire? Che dal momento in cui la multa potenzialmente vi è stata notificata, entro 5 anni al massimo vi deve arrivare la cartella esattoriale. Entro 5 anni successivi, ammesso e non concesso che la cartella sia stata correttamente notificata, magari nel lontano 2006 o in un postino sordo, muto, non si sa, che insomma magari non ha trovato perfettamente la persona, non ha rispettato le regole nel caso in cui la persona a casa quel giorno non si trovasse, deve essere ulteriormente notificata entro 5 anni e così via. Quindi basta che un solo passaggio non sia adeguatamente dimostrato o dimostrabile, che un solo passaggio sia scaduto anche solo di un giorno, cosa che spesso può accadere, per vedere quella richiesta di pagamento non essere più legittima da parte dell'agenzia. Un altro esempio che posso fare, il bollo... Dimmi Alfonso, scusami. Un recap, diciamo, per rifare un piccolo sunto. Sì. Il primo suggerimento è quello di non lasciare passare i giorni da quando si ricevono. Assolutamente. E contrariamente a quello che dicono... un'altra categoria che adesso di cui non parliamo, che è vero che magari quel tributo era dovuto, però se certo. È passato queste tempistiche di scadenza puoi non pagarlo più. Quindi non è vero che se non hai pagato le tasse nel 2005 e oggi ancora te le chiedono tu debba pagarle perché te le dovevi pagare, perché se dal 2005 oggi non ti è arrivato niente, quell'IRPEF o quella multa di 15 anni fa non la devi più pagare. Per renderla, l'ho fatto questo riassunto per rendere più devi sì, non da avvocato ma da persona normale, ecco questo. Quindi c'è questa grande possibilità, giusto? Sì, esattamente. E quindi è importante, come hai detto tu, una consulenza immediata sull'atto che arriva, ma quello che propongo io ai miei clienti, che sono appunto privati, professionisti, aziende, è anche quello di non aspettare necessariamente che arrivi quest'atto, che per forza deve essere impugnato e quindi ha dei costi di gestione sicuramente abbastanza elevati, perché comunque le spese di un giudizio, anche solo di contributi unificati, di spese vive che ci chiede lo Stato, sono abbastanza elevati. Più alto il credito e più la spesa è importante. Io cosa suggerisco ai miei clienti? Suggerisco di verificare oggi qual è la situazione che li riguarda. Di fare un'opera di prevenzione, cioè di non aspettare di ammalarsi per andare dal medico, ma di andarci prima a dire sto bene, però vediamo se potenzialmente il sangue c'ha qualche... c'ho troppo colesterolo, c'ho troppo... Venire ad esempio, fai un check-up preventivo. Non aspettare il sintomo, diciamo così. Esatto. Perché sì, sia i privati... sia le aziende, c'è la possibilità attraverso te di andare a fare questo check-up preventivo. Assolutamente sì. Io da questo check-up, che diciamo non comporta un'ansia particolare per il cliente perché non è immediatamente aggredibile, ok, non è arrivata una cartella, non è arrivato un avviso di pagamento, non è arrivato un pignoramento, io posso praticamente andare a verificare qual è la situazione attuale. E verificando questa situazione io posso prima di tutto prevedere quello che potrebbe accadere da lì a un tempo abbastanza determinato. E di conseguenza
suggerire già al mio cliente quella che potrebbe essere la conseguenza di quell'atto. Cosa vuol dire? Che se io faccio una misura, diciamo così, su Alfonso e verifico che Alfonso ha 1000 euro che gli potranno essere richiesti, se io già so quei 1000 euro da che cosa dipendono, da cosa derivano, a che anno si riferiscono, già so dire ad Alfonso che quando arriverà un atto di ingiunzione, perché arriverà, sapremo già come andare a gestire la cosa. Questo che cosa vuol dire? Nel piccolo un pochino più di serenità. Nel grande vuol dire che se l'agenzia della riscossione può arrivare addirittura a pignorare un immobile, a pignorare i beni della società, a pignorare la casa del privato, ovviamente con delle regole un pochino più ristrette che in questa sede non mi sembra opportuno andare a dire, è importante sapere che cosa rischiamo, perché sapendo che cosa rischiamo sappiamo anche un pochino come arrivare eventualmente, laddove proprio non si potesse fare nulla, a quel momento un pochino più preparati, ok? Solitamente si riesce sempre comunque a trovare una soluzione, se non per annullare totalmente il debito, per ridurlo molto. Ridurlo vuol dire anche limitare oggettivamente l'aggressione di beni personali o aziendali prima che si verifichi il problema in acuto, diciamo così. Perché? Perché te lo dico dalla mia parte da consulente finanziario, che succede? Che l'agenzia delle entrate ti manda le varie cartelle e poi ti fa gli atti di pignoramento, perdonami se dico qualcosa di sbagliato, sì, vai. Ti blocca il conto corrente al privato e all'azienda. Al privato crea molti problemi, all'azienda ne crea indicibili, perché sì, poi non puoi più fare bonifici, non puoi più accedere a quei soldi che avevi lì, non li puoi più ricevere, la banca ti leva il fido, se si accorge di questo anche le altre banche lo fanno, cioè succede un patatrac micidiale. Esattamente. E quando è successo costa molto. Ed è molto più difficile andarla a curare, dico bene? Sì, non è solo il fatto che sia difficile, il problema sono i tempi. Lo sblocco del conto corrente bloccato da un'esecuzione, da un pignoramento, non è una cosa immediata, non è un qualcosa che anche se vada il miglior professionista alla bacchetta magica, il giorno dopo comunque c'è liquidità. Quello che vorrebbe l'azienda. Quello che vorrebbe l'azienda. Domani lo voglio libero il conto, non succede. Sì, esatto, diciamo che il problema poi si innesca sempre tra come gestisce la banca il conto corrente e l'importo pignorato, quindi non è soltanto una cosa tecnica, ma a volte dipende veramente chi è il direttore di banca. Ci sono direttori che hanno pignorato un conto da 100.000 euro per un pignoramento di 10.000, il conto intanto era tutto bloccato, poi andiamo a verificare se e come. Perché lui intanto sta parato. No, ma per carità, però insomma un pochino di buonsenso ogni tanto aiuterebbe un po' tutti. Detto questo, buonsenso o non, il problema è che nel momento in cui si attiva un pignoramento bisogna per forza andare in tribunale. Bisogna andare in tribunale per far valere se ci sono le proprie ragioni, se non sappiamo se queste ragioni ci sono, per provare a capire e comprendere meglio come si è arrivato al pignoramento. Ok? Perché anche in quella fase si può intervenire, perché il pignoramento non nasce dal niente, nasce da tutto un iter di notificazioni o di altro che deve essere stato fatto correttamente. Quindi a volte metterlo in discussione può oggettivamente consentire una soluzione magari migliore di quella che ci aspettavamo rispetto a una non azione. Il problema sono i tempi, e quindi io insisto sempre nel fare delle verifiche preventive per evitare che un eventuale pignoramento, che di natura potrebbe esserci, vada a creare più danni del dovuto. Poi diciamo anche un'altra cosa importante, che facendo un'azione preventiva puoi prendere tempo e cercare, parlando con te, parlando con me per la parte finanziaria, parlando con un notaio, parlando con un commercialista, tutti i vari, io parlo di un'azienda che è strutturata in un certo senso, di mettersi al riparo dalle conseguenze più gravi del pignoramento, di tutto quello che può succedere. Allora, perdonami se ti interrompo, quello che stai dicendo va un attimino chiarito, perché tu stai dicendo di proporre delle attività che limitano proprio la materia, cioè gli oggetti che possono essere aggredibili. Questa cosa non è proprio... No, non in questo senso qua, però... No, ma lo dico non perché sia illegale, attenzione, cioè tutti hanno diritto, finché non sono aggrediti, di fare dei propri beni ciò che vogliono, ma è normale che se io fino al giorno prima avevo 5 case e quando subodoro che qualcuno, chiunque esso sia, che sia una banca, che sia Alfonso, che sia l'agenzia delle entrate e riscossione, mi vuole pignorare le case, prendo e le vendo o le regalo ai miei nipoti, è prevista un'azione di recupero da parte dei creditori di questa situazione qua. Quindi sicuramente quello che è giusto fare è essere preparati, semplicemente perché nei pignoramenti dei conti correnti, come dicevamo, a volte può succedere che un conto corrente viene pignorato più del dovuto. Quindi cercare di mettersi nella condizione che, se si verificasse una cosa del genere, cioè magari
una liquidità cuscinetto che aiuta l'azienda a andare avanti senza generare problemi su problemi nel tempo necessario per gestire poi quel pignoramento che magari poi viene annullato del tutto, ok? Avere prima è sempre meglio che... Assolutamente, assolutamente. E per esempio una cosa che non è detto, c'è il pignoramento presso terzi, cioè se io ho dei crediti, di clienti che mi devono pagare, possono andare a chiedere a quelle persone che mi devono dare i soldi, dice no, non li dare a lui, dalli a me, allo Stato, perché quello mi deve 100.000 euro, me li devi dare a me. Assolutamente, la cosa bella è che di solito tu non lo vieni mai a sapere fino a quando dici scusate ma non mi dovete pagare 10.000 euro, no, dobbiamo già dare a loro. Allora, questa è una cosa molto importante perché la nostra cara agenzia della riscossione ha un privilegio fondamentale. Se io voglio chiedere 10.000 euro ad Alfonso, non è che vado lì e gli pignoro il libro sulla base del nulla, devo passare per un giudice. No, il tuo libro no, è intoccabile. La cravatta, la giacca, il libro no. Il libro no, un bene impignorabile, il libro di Alfonso. Allora, devo andare da un giudice che dice benissimo, allora, avvocato Ambrosio, lei chiede 10.000 euro a Alfonso, da cosa derivano, sono dovuti, eccetera, eccetera, e mi mette in condizioni di poterli richiedere anche a mezzo di un pignoramento. L'agenzia d'entrata e riscossione ha un grande privilegio, non passa per un giudice, quindi intanto vi ignora, poi andiamo a vedere se è giusto o meno. Questo è il problema fondamentale, è per questo che io dico a tutti, non arriviamo a quel momento lì, perché poi è un problema serio quando non si ha la liquidità e magari uno se ne accorge quando va a pagare la pizza, cioè non mi funziona la carta, c'è qualcosa che non va, no, il giorno dopo scopri che va il conto corrente bloccato dall'agenzia. Lo dici perché è capitato, vero? Tu? Tantissime volte. A me chiamano... Alfonso, non mi funziona più il banco, ma la carta di credito, io ho il conto, ho tanti soldi, perché? Perché non lo so, vado a vedere e scopro una cosa di queste che dici te che hanno... c'è stato un... Assolutamente, problema. Oppure faccio affidamento su un importo che mi deve essere pagato da un cliente importante e non, insomma, mi viene non solo bloccato, ma nel frattempo viene proprio data a un'altra persona, quindi viene data all'agenzia, quindi vallo poi a recuperare nel caso in cui hai ragione. La prevenzione è veramente l'arma migliore contro tutto, non solo contro queste situazioni qui, quindi la suggerisco tantissimo. Qualche domanda pratica, questa cosa è valida sia per i privati sia per l'azienda, no? È valida per tutti coloro che sono degli esseri che all'interno del nostro Stato agiscono in qualche modo. In qualche modo, perfetto. Sia che lavori, sia che non lavori, pensionato, cioè qualsiasi categoria può essere aggredita per queste cose. Sì, sì. Quindi si possono rivolgere a te qualsiasi categoria di questo genere, cioè chiunque potrebbe avere un problema. Sì, sì, assolutamente. Dal privato, dal professionista come te o dall'azienda piccola, media, grande, quella che sia, che magari ha trascurato anche non per sua negligenza, magari perché può succedere, ha trascurato qualche cosa e adesso potrebbe potenzialmente rischiare qualcosa di fastidioso, diciamo così. Senti, l'altra domanda che si staranno facendo è: ma quanto costa questa cosa preventiva? Allora, il costo della consulenza preventiva nel mio caso, sono sincera, non so se posso dirlo, non so adesso dove inserirei questa mia registrazione, comunque sia, è di circa 500 euro e comprende ovviamente sia l'estrazione di quello che è il documento ufficiale, che non è quello che le persone possono estrarsi automaticamente dal portale online, ma è un documento che ha un'efficacia probatoria un pochettino diversa, e dove io riesco a capire qual è la situazione totale, globale, quella da cui poi si potrebbero generare delle azioni anche esecutive, e un parere nel quale io stabilisco già quelli che possono essere i miei suggerimenti sia preventivi sia successivi nel caso appunto di ricezione di un atto di ingiunzione, e sia i costi già preventivati per quelle che potrebbero essere le azioni necessarie, sia che siano giudiziarie che non. Rappresenta una cosa per me molto importante, io cerco di evitare tantissimo di andare in giudizio, perché purtroppo anche di fronte alla ragione siamo sempre nelle mani di esseri umani che possono nel loro piccolo anche sbagliare, quindi cerco sempre di ridurre prima di tutto i costi per i miei clienti e trovare il maggior beneficio, il miglior risultato con dei costi assolutamente ragionevoli. Perfetto. Senti, c'è qualche cosa di super importante che non ti ho chiesto, che tu non hai detto riguardo a questo argomento
così Allora, io ricordo semplicemente a tutti coloro che ci stanno ascoltando che laddove avessero aderito alle rottamazioni, le famose rottamazioni del 2020 e del 2021, grazie tra virgolette al Covid, chi non si fosse messo in regola durante questo periodo molto difficile con il pagamento delle rate, avrà possibilità fino al 31 di luglio per mettersi in regola con le rate della rottamazione 2020, fino al 30 di novembre per la rottamazione, comunque tutto ciò che riguardava il 2021. E un'altra cosa, forse di cui tanti avranno sentito parlare, diciamo, la cancellazione automatica delle cartelle fino a 5.000 euro dal 2001 al 2010. Ricordo che questa automatica cancellazione per il momento ancora non è ufficiale perché deve essere, ovviamente devono passare i 30 giorni, adesso devono dare tutta una serie di direttive da parte del governo. Esatto, sarà possibile esclusivamente però per coloro che hanno dichiarato nel 2019 un reddito imponibile di 30.000 euro. Quindi al di là della cartella che può capitarci tra le mani, sappiate che quello che conta comunque è il reddito 2019. Chi ha un reddito superiore comunque non beneficerà di questo privilegio, diciamo così. Senti Valentina, a parte che nel video lascerò tutti i tuoi, vedo anche lì sopra, però se li vuoi Sì? dire, così chi sente sa anche come raggiungerti, come chiederti qualsiasi informazione, vai. Allora, il mio studio si trova in Via Oslavia 7, in Prati, a Roma. Potete contattarmi sia sul numero di cellulare che vedete impresso, ma potete anche visitare il sito www.vevstudiolegale.it. C'è una mail dedicata dove se avete delle domande da fare potrete scrivere direttamente là, vi risponderò o io o la mia socia Grillo. Perfetto, perfetto come al solito Valentina, grazie. Grazie a Grazie te, Alfonso. di essere intervenuta nuovamente qui sul video podcast, perché poi lo rimetterò anche questo in podcast, sappilo. Sì. E grazie ancora, spero che tante persone trarranno vantaggio da queste informazioni molto preziose e che verranno da te prima che arrivino queste famose cartelle. Sono assolutamente a disposizione per aiutare chiunque abbia necessità. Ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!